Hai qualche serie TV da consigliarmi? Black Mirror. Sai che tipo non l'ho mai visto? No, non sto scherzando. Male. Ho iniziato a vedere un Molto primo episodio, male. ma mi sto finendo Lost. Ma Abbandona quella me cagata. piace Passa a Lost. Black Mirror. Cioè, voglio vedere. Convertiti anche tu a questa malattia di trip mentali Io voglio vedere pseudofuturistici. Matthew Fox con il fiatone. Mi piace. Kate, c'è un altro mistero, Che è praticamente così in ogni singola puntata. Kate respira nel Perfetto. sacchetto. È chiaro. Ma Attacchi forse d'asma, dovremmo fare tanto qualcosa di più per. interessante che parlare del fiatone di Matthew Fox. Guarda, un replay! Yeah! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su. Glitch con il vostro Ego Brain, il vostro amichevole. Arma Klaus. Amichevolissimo, eh. Allora, vediamo subito. Siamo nuovamente con i fan. Ci troviamo su base scientifica Sejuang Ladder Edition. E vediamo di introdurre questi due giocatori. Allora, In alto a nell'angolo. sinistra abbiamo il Terran rosso e Roach Roach. Mentre nell'angolo in basso a destra abbiamo. Ah? No. Che cavolo è successo? Tradimento! Tradimento! Traitor! Abbiamo Abbiamo il Tori Protoss Zier, Blu uno degli ultimi Torisier. araldi Terran rimasti, che sta giocando Protoss. La No, cioè, tristezza, dai, le no, io pugnalate nella schiena fanno non la meno possiamo gastare male. questa, dai, No, su. no, cioè, io Cioè, non, metto non, in pausa perché dai, non su. possiamo. Che Non capro. possiamo. Thor. No, da, no, Thor. sarà scherzando. Sicuramente sarà un match così. Che cacchio. Cioè, sarà un match Hai. così, no? Cioè, perché Dici. Ce vedere. lo puoi dire, ci puoi dire la verità. Cioè, Hai misclicato sulla razza prima dai, del è matchmaking. probabile, è probabile. Dai. Vabbè, senti, diamo il beneficio del dubbio, va? Continuiamo, Va bene. eh? Allora, vediamo cosa sta facendo il buon, il Boh. Torisier, quello Torisier, là, lui, quello che sì. consideravamo amico. Si sta facendo un Si sta bel prendendo, ha portale. fatto, messo giù un gate, ha preso entrambi i E doppio gas. assimilatori, Questo vuol sì. dire porcate, unito a Gino e Sondino Che è già che lì in sta posizione di producendo. proxy. Mentre Roach Roach, che non potrà mai fare Che Roach non dato sa. dato la sua razza, sta Esatto. facendo One Gas Fast Exp con tanto di doppio deposito proprio per andare ad impedire a qualunque essere vivente non di entrare. Esatto. Infatti sta partendo l'SCP per andare a scoutare, C'è però Gino che è dall'altro che non mi lato, che è piace. subito Questa cosa non mi pronto lì. piace, ma cerchiamo un attimino di capire. Retro cibernetico da parte di Thor. Mamma mia, che cosa brutta. Mamma mia, dire questa cosa suona malissimo. Sono venuti i brividi a Centro dirlo. cibernetico con la D. Centro cibernetico da parte di Torisier che prosegue, e nel mentre c'è la porcata del pilone messo qua. Quindi, amici Terran, quando voi arrivate a casa del Proto, se vedete un solo pilone, preoccupatevi. E anche se ne vedete, cioè, infatti, se scoutate col primo SCV, questa cosa qua. Scusa, io sono Dai, ancora no, scioccato. non piangere, coraggio. Non farti coinvolgere emotivamente, Comunque sii sì, se professionale. vedete con il vostro Sim. SCV, sondino o chi che sia, drone, Un solo un solo pilone. pilone, voi dovete avere paura. Sì, perché sta arrivando un portale stellare in una posizione porca. Dovete diventare di una paranoia che Sì. E neanche alle 5 di la pomeriggio prima cosa da nei fare, peggio manicomi. la prima cosa con cui rispondere è buttare giù. Esatto. Vabbè, alla fabbrica può mettere giù una mina nella Sì, Miner quello Online. sì, quello sì. Lo Sta sta facendo una facendo. mina. Sta facendo una Bravo, mina. Perfetto, bravo Roach Roach. Ci ci piace. piace. Il punto di raccolta è un po' meno, ma ci Avremmo piace. preferito vedere i Marine nella Miner Online. Esatto. E non messi lì a Infatti, morire. perché appena terminerà questo portale stellare, sono sicuro che uscirà Un un Oracle. Oracle. Mentre sta arrivando l'Adepta, unita al Ah, cuore il de cuore di mamma. mamma. Ci sta, L'Adepta poi ci viene sta. utilizzata puntualmente per scoutare, ma possiamo vedere che questo Terran, infatti, officina bellica, ha capito, lo ha capito che Saggio, sta arrivando qualcosa. saggio Rociroccio. Lo ha capito Nonostante tu perfettamente. sia un ossimoro vivente di giocatore, mi piace questa tua reazione. Ha messo anche la mina nella Non Mineral riesco a vedere Line. la mina. Ah, eccola qua, E lì in nascostissima. mezzo La ai vediamo due qua, la ceppi di mina. Nel minerali. senso, avvicinati e Anche muori. torretta. Benissimo, Bellissima questa bravissimo. cosa. Bene, anche Questa perché cosa così ci piace può sollevare la tantissimo. mina e spostarla. No, Può tra sollevarla l'altro così. c'è il doppio hit, quindi Sì. l'Oracle muore subito. Mentre sta, vediamo un attimino come riuscirà a rispondere. Sta arrivando l'Oracle da parte di Torisier. Suona male Mamma dirlo. mia, mamma mia. Che verrà raccolto da quella. Ah, no, 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 boom! E l'ha perso.
Già. È riuscito ad ammazzarli due lavoratori. Solo due SCV. Che vanno comunque benissimo. Anche sì, perché infatti. Comunque ha perso di più. E guardate, no, non ha spostato la sua mina. Però la cosa che deve fare è espandersi a con Roach Roach. Sì. A questo punto dovrebbe farlo per portarsi in vantaggio. Sta facendo un sacco di zelotti, possibile? No, altre tre adette, vuol fare massa adette. A questo punto sì, scusa, Certo, no, tranquillo. Penso che Roach Roach debba preoccuparsi, anche perché sta arrivando un secondo... Oracle, peccato che non l'abbia messa, non l'abbia interrata, no, la mina. No, è riuscito anche a distruggerla. E ha fatto in tempo. Scappa! E ma adesso è fortissimo. E adesso. Perso anche il secondo Oracle. Ce l'ha fatta Roach Roach a respingergli questo Oracle. Sta arrivando un altro portale. Però nel frattempo Thor ha visto che c'aveva che aveva ce la posso fare in italiano, che aveva il secondo centro di comando lì nella main, che presto dire, si sarebbe sollevato e sarebbe andato nella visto natural espandendo. Il numero di adepte è ben 5, sì, che si stanno avvicinando. Void. E c'è anche una Void Ray che sta uscendo dalla portale stellare, perché si è reso Thor conto che ormai con gli serve qualcosa, sono troppo fragili, sì, gli Oracle. E infatti tra poco molto probabilmente vedremo un un po' scan per capire un po' se si è espanso. Per vedere se si è espanso o meno. E qua ci sta. Io da Terran, se faccio uno scan nella natural del proto, se non vedo niente mi cago addosso. Mi aspetto una porcata quelle io mi faccio titaniche. Bunker, mi faccio cose, mi faccio qualunque e infatti roba. Ha spostato la mina lì davanti. Infatti guarda come sta sfruttando quel sta pilone distruggendo per warpare altri rinforzi. E l'unica cosa che separa Roach Roach dal GG e sono quei depositi, quella mina e quei tre Marauder 8 Marine, che sono troppo pochi. Un pochino, sono un troppo pochino, pochi, gli servono più mine, gli serve proprio più roba. Chi lo sa. Nel frattempo Thor si sta concentrando su quelle rocce per far passare le unità dall'altro lato. Queste macquerie. Ancora un altro Oracle. No, guarda che sta spostando. Sta spostando il comando orbitale. Adesso no, adesso fa una cazzata. Adesso esce. Viene beccato con le mutandine subito, calate. Subito. E c'è subito l'attacco da parte di entrambi. Le adepte fanno malissimo ai Marine, ma veramente malissimo. Infatti sta tentando di chittare. Ma anche i Marauder fanno malissimo. Sta tentando di chittare con i Marauder senza la concussiva. E infatti deve andarsene. Meno male che non sparano in aria le adepte. Sono arrivati anche altri due Stalker. Però ci sono le due Void. Ha impaccato veramente troppa roba. No, quelle Void stanno facendo un danno esagerato. Gli Stalker che ci sono. E si perde. No, è riuscito forse a salvarlo. Arrivano gli SCV per riparare. Mamma mia, pulla di SCV da parte di Envision, da parte di Torisier, su tutta la produzione praticamente. Anche sul centro di comando che sta praticamente per cadere. Lo stanno riparando gli SCV là sotto. E mentre cosa sono rimasti soltanto 3 Marine, un Marauder contro 2 Void, 10 adette che sono in un numero sfondante. Non potrà fare altro che dare il GG purtroppo Roach Roach, perché decisamente sì a questo punto, perché ormai Thor è entrato, non c'è più niente da fare, è finita. Full disperato, l'ultima difesa del Trombatorrione, sì, con questi SCB che verranno pullati a fare da scudo umano. Più che altro mine che non riusciranno in qualche modo di interrarsi. Una è riuscita, una ce la fa. Cappero, bella una roba di minimo danno. Bel qualcosa. Colpo però, perché ha distrutto ha tolto tutto lo scudo di 4 di qualcosa, adette, almeno quello. È riuscito con le unghie e con i denti, forse no, non ce l'ha fatta. No, fatta. Si deve tenere lontano dal range dell'altra mina. 22 lavoratori morti, non ha più niente, non ha più possibilità. È riuscito ad atterrare finalmente anche l'altro, forse coi muli riuscirà a fare qualcosa. Di nuovo Envision continuo da parte di Thor. Mamma mia. Non riusciamo, può solo livare ormai. Però ci sta piacendo come gioca Thor. Non può fare nient'altro. Sì, diciamo è un push monobase di una cattiveria esagerata. Decisamente. Soprattutto bisogna anche ringraziare che Roach Roach ha scautato in maniera ottima all'inizio e ha capito pienamente che sarebbe arrivato un Oracle. Una porcata in generale. Avrebbe perso molto molto prima. Ha tentato di difendersi in maniera disperata da tutto questo. Sto facendo un ultimo un liberator e una mina. Non ha fatto in tempo neanche. Solo Marauder che viene sollevato sulla Medivac per cercare di allungargli la vita. Ha rage quittato. Lo posso capire. Posso capire perfettamente questo rage quit. Perché quando ti capitano queste cose, penso che Torisier l'abbia subita tante volte questa cosa qua. Probabile. Per aver raggiunto il suo livello di conoscenza del game, tale M92. niente, amici, cerchiamo un attimino di capire come avrebbe potuto Roach Roach sopravvivere a questo assalto da parte di Torisier.
Tori's Ear. Non poteva perché Thor ha scelto Protoss. No, poteva, c'è un modo per respingere questa cosa qua. No, non sì, so c'è bene un modo, qual è. Quello sì. Forse devi bunker farti over riparati. Bunker vicino alle linee minerarie, devi farti torrette, devi farti devi altra cosa, tentare di tenere stato, in tutti i modi. C'è stato un errore, secondo me, da parte di Orochi, che mentre si stava andando ad espandere ha mal posizionato il suo grosso delle... il suo manipolo su questa rampa, nel senso, che è stato tolto fuori posizione. Ha cazzato Orochiroccio nell'uscire con tutta quanta l'armata quando c'era già Thor lì davanti, ed è stato praticamente fatale. E soprattutto la cosa anche grave che ha sbagliato, però dovuta molto probabilmente al panico, quindi molto perdonabile, è stato l'overstimpack delle unità. Sì, sono state stimpaccate onestamente troppe volte. Il tentativo di chitare in qualche modo senza concussiva e senza rampa. Niente, no. No, ma la concussiva ce l'aveva anche, ma quelle dette erano troppe. Ne fermi. Sì, ce l'aveva la concussiva. Non mi ricordo. Però comunque. Fai. Sì, era comunque inutile perché erano troppe adepte. Dopodiché, una volta che ha perso tutto, è stato ormai il Titanic era spezzato. Sì. L'unica cosa da fare era salvare il salvabile. Però un plauso anche a Orochiroccio, che ha saputo comunque fargliela un po' sudare. Un saluto a Tori's Ear. Un saluto a Orochiroccio. E Tori's Ear non ci fare più scherzi. Noi sappiamo che tu sei Terran. Prego, torna a terra. E quindi mi raccomando, Terran, te prego, torna a terra. E te lo dico io che sono Zerg. Terran. Te prego, torna a terra. Perché veramente ci servono giocatori come te. Al massimo sui Zerg, che cavolo. Tra le file Terran, Amici, commentate, condividete, mettete mi piace, passate alla pagina Facebook, passate al secondo canale, iscrivetevi al secondo canale. E chi non si iscrive? A 500 iscritti faremo la Best of 7. Sì, ma mi raccomando, mandateci i vostri replay alla mail glitch89@libero.it o su Facebook alla nostra pagina. Inviateceli perché noi vogliamo castarli. Basta che non sia una roba da due basta ore. Che nella non quale sia non un'epopea di bronzi. Sì, di noi bronzi. Siamo ben felici di dire la nostra, darvi anche qualche prezioso consiglio su come cercare di migliorare o perlomeno. Neanche di incazzarci con voi. Neanche di incazzarci, perché se non ci incazziamo non migliorate. Non amici. Siamo contenti, esatto. E chi non si iscrive? Si iscrive. Non sa bene che razza scegliere, diciamo solo questo. Ebbene già. Ciao! Ciao!